E ora parliamo di un libro, di un manuale sul canto scritto da Elena Vivaldi, che è qui in studio con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, Elena Vivaldi, lei è genovese, cantautrice, pianista, direttrice di una scuola musicale a Genova, l'Accademia della Musica, e insegna canto moderno all'Accademia della Canzone di Sanremo. È vero. È da lì che è nata l'idea di riempire un vuoto. Sì, perché mi sono resa conto dopo i miei studi in conservatorio che invece nell'ambito del canto moderno c'è una non cultura, perciò tutti questi ragazzi cantano, ma non hanno idea di come sono le corde vocali, di come si possono usurare e anche ammalare Ecco, seriamente. qual è il rischio che corre un professionista della musica, ma anche di altri settori, cioè coloro che usano molto la voce, se non impara ad usare bene le Ci corde sono vocali? delle patologie funzionali come i noduli che sono più famosi, ma anche altre patologie di minor gravità che non vanno poi operate necessariamente in gola, ma che compromettono seriamente l'uso della voce, che perde progressivamente acuti, si irrauchisce e perde estensione nel tempo. Quindi voi la insegnate comunque all'Accademia, insegnate ai ragazzi a usare meglio la È voce quello che cerchiamo di fare, sì, anche di dargli degli strumenti per scegliere i pezzi adatti, per trasportarli di tonalità, per anche costruirsi un repertorio adatto allo o no? strumento. Invece i cantanti lirici loro sanno Un usare. po' di più, sì, c'è una scuola di secoli, direi, alle spalle, poi l'Italia è il paese del canto, quindi da questo punto di vista c'è sempre stata una cultura, perlomeno in Italia. La voce si può rieducare una volta che si è danneggiata o Sì, dipende dall'entità del danno che si è creato sulla voce, da quando lo si è scoperto e appunto anche dalle mani del terapista riabilitatore, che sia manualmente che con della farmacologia, ma anche con appunto disimparare, rimparare dei nuovi comportamenti vocali, può migliorare. portare alla guarigione. E stasera chi fosse interessato può venire a sentire come canta lei a un concerto al Sopravia 20 alle 21, un concerto di beneficenza. Stasera facciamo proprio in occasione dell'uscita del libro, nella stessa giornata abbiamo pensato di fare un concerto per Emocasa, che fa assistenza domiciliare ai malati di leucemia, che per me è un'associazione con cui lavoriamo spesso con scuola, e abbiamo pensato con l'editore Carice di fare un evento unico in modo che la cittadinanza fosse, diciamo, sollecitata a questa cosa. Bene, grazie Grazie a e voi. buon lavoro.